Vito Teti, buongiorno. Buongiorno, eccomi qui. Benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare parole che sono piene di colore e parole piene di gusto. E lo scopriremo man mano in questa conversazione. Vito Teti, leggo nel risvolto della copertina del suo libro, è professore ordinario di antropologia culturale all'Università della Calabria, dove ha fondato e dirige il Centro di Iniziative e Ricerche Antropologie e Letterature del Mediterraneo. Che cosa significa oggi, Vito Teti, visto che lei ha creato questo centro da un bel po' di tempo, oggi sviluppare una ricerca di antropologia del Mediterraneo? Antropologia del Mediterraneo significa interrogarci in maniera rigorosa, profonda sulla nostra storia, su una storia di un paese che si affaccia nel Mediterraneo, viene dimenticata perché viene proiettato il paese. E in realtà, come sappiamo, l'Europa non sarebbe senza il Mediterraneo, senza il mondo antico. Il Mediterraneo però non è un'unità, un'uniformità, è un luogo complesso, di grandi contrasti, di grandi differenze, di grandi bellezze, di grandi rovine. Negli ultimi tempi stiamo vedendo come disastri per l'umanità quasi si affermano e si consumano in questo grande specchio di mare, che poi non è fatto solo di mare ma è fatto di entroterra. Io non dimenticherei che Mediterraneo significa terre tra mari, per cui noi nel pensare al Mediterraneo dobbiamo pensare alle aree interne, alle colline, alle montagne, che oggi conoscono una grandissima crisi di tipo demografico, un problema di spopolamento. E nello stesso tempo queste terre hanno anche risorse produttive, alimentari, per restare in tema, bellezze paesaggistiche. Io ho la fortuna di affacciarmi in questo momento da un balcone che guarda verso lo stretto di Messina, verso il Golfo Lametino, e c'è un succedersi di colori, di vegetazione, di sabbie, di... E allora Vito Teti, io la fermo subito su questo, visto che lei è così fortunato da questo punto di vista, è già molto, no? Non crede, che ci sta raccontando questo paesaggio, no? Ecco, ce lo racconti proprio da ovest a est o da est a ovest, che cosa vede dalla sua finestra? Perché stiamo per entrare, anche attraverso questo racconto di panorama geografico, all'interno del suo libro, prego. Allora proviamo da sinistra e quindi da ovest, nei giorni nitidi, non in questo periodo purtroppo, si vede benissimo lo stretto di Messina, siamo nella Calabria Tirrenica e quindi siamo molto lontani. A volte vediamo l'Etna che fuma o l'Etna innevata. E lo stretto di Messina, il mare, significa, ecco, intanto la pesca. Il Mediterraneo è ricco di pesce in una zona come lo stretto di Messina, Bagnara, Scilla, la caccia del pesce spada, che è una tradizione antichissima, o del tonno, ti introduce in questo tipo di produzione marinara. Ma poi spostandoci verso l'inverno e quindi salendo a destra verso est, si intravedono i paesi del Mesima, della vallata del Mesima, i paesi del Monte Poro, i luoghi di Soriano, di Mileto, di Vibo Valentia, vedo il castello di Vibo, e questi sono ad esempio centri di produzione agricola importantissima. Il mais, la vite, la pastorizia. Più in là, immaginando per esempio, c'è il luogo dove si produce la famosa nduja di Spilinga, il formaggio, e in basso la cipolla rossa di Tropea. Quindi cerco di collegare paesaggio con un po'
di prodotti e arrivo fino alla visione del lago dell'Angitola, del mare dell'Angitola, anche del Golfo Lametino, anche qui storie di tonnare, di tonni, nella zona ci sono delle industrie alimentari che non nomino per non fare pubblicità, famose in tutta Italia, e io ricordo ancora da bambino quando questi tonni arrivavano nei paesi, venivano acquistati dalle donne bollite e messe nel boccaccio con l'olio. Ecco, l'olio è un'altra pianta che vedo sotto il mio sguardo questa mattina. Ci sono delle piante secolari in prossimità di una chiesetta che si chiama di Mater Domini, dove il 15 agosto appena passato è stata fatta una festa, e qui in questi luoghi di culto c'era la convergenza, la confluenza di abitanti di paesi vicini, e qui c'era anche uno scambio di tipo economico, di tipo produttivo, di tipo alimentare. Ricordo come ancora da bambino e anche da giovane c'erano le baracche attorno al santuario, al monastero, come in tutta la Calabria, in tutto il sud, dove le persone mangiavano, ballavano e poi nello stesso tempo pregavano in chiesa. Che cosa rimane oggi? Qualcosa, perché per esempio i giovani, le giovani generazioni si ritrovano e organizzano delle sagre, dei picnic, dei tentativi di riprendere una cucina tradizionale, che proprio tradizionale non è, che comunque rivela quel bisogno di convivialità, di socialità, quel desiderio assieme, che sono dei tratti di questa cultura alimentare mediterranea di cui io mi occupo nel libro e cerco di sottolinearne la bellezza. Cerca di sottolinearne la bellezza in questo libro, lo ricordiamo, intitolato il libro Il colore del cibo, geografia, mito e realtà dell'alimentazione mediterranea, edizioni Meltemi, nella collana editoriale Line. Ecco, è un libro che è uscito la prima volta nel 1999 e noi rivediamo di nuovo la pubblicazione di questo libro con una edizione non rinnovata volutamente, Vito Teti. In che modo lei ha vissuto questo tempo dal 1999 al 2019, quindi è passato un bel po' di tempo, in che modo è cambiato il colore del cibo per lei? Ma diciamo che io ad un certo punto, quasi involontariamente, come lei diceva, ho sentito il bisogno di aggiornare, di integrare, di arricchire questo libro anche con un apparato iconografico, e non era tanto il riproporre un lavoro vecchio di 20 anni, ma di sottolineare in una lunga introduzione i grandi mutamenti che si sono verificati. Alla fine degli anni 90 eravamo ancora sull'onda di una sorta di boom economico interrotto, però si cominciava a sentire il periodo di una certa crisi. Nello stesso tempo si attuava una mitizzazione di un buon tempo antico alimentare, per cui in qualche modo si mitizzava una cucina che in passata era stata anche povera, anche frugale, anche sobria, spesso per necessità, e si affermava una ideologia delle diete che andava in una doppia direzione. Da un lato, come dire, una sorta di digiuno obbligato, una cosa diversa dal digiuno tradizionale che era imposto ed era necessario. Dall'altra parte, tutto questo andare verso consumi sfrenati, verso un'opulenza non necessaria, per cui io constatavo che mentre in passato la dieta mediterranea non esisteva perché le popolazioni non avevano accesso, per esempio, al grano, all'olio, alla vite, adesso non esisteva perché si allontanavano sempre più, e non esiste, da quell'equilibrio tradizionale che era fatto anche di dosaggio di alimenti, di una certa sobrietà, di conoscenza del cibo, e invece c'è un eccesso di consumi. E viceversa c'è anche
una mancanza di conoscenza del mangiare, nel senso che noi spesso non sappiamo più da dove arrivano i prodotti, che cosa stiamo mangiando, e quindi questa società ortoressica, obesa, che in qualche modo si suicida, e mentre in passato si moriva per fame, oggi spesso si muore o ci si ammala per eccessi nutritivi. Quindi il riferimento a questo modello ideale di dieta mediterranea non è mitico, ma in qualche modo un invito a interrogarci sulle modalità del mangiare, sugli imbrogli alimentari, sullo sfruttamento che c'è dietro un piatto che viene poi pubblicizzato, ostentato in maniera teatrale, e qui però noi non sappiamo la provenienza, di quale grano è fatto quel piatto, quella pasta che va per la maggiore, lo sappiamo poco nulla. Eppure abbiamo Vito Tetti, mi scusi se la interrompo, poi abbiamo fior di etichette che raccontano in maniera anche molto romanzata da un punto di vista pubblicitario marketing di una cosa e l'altra, eppure abbiamo una mancanza di informazione, come dice lei. Ma lei poco fa ha detto una parola su cui io vorrei ritornare, perché è una parola importante per quanto difficile: ortoressia. Ecco, questa parola che ci porta in un terreno di collocazione, riprendendo l'antico significato dell'ortoressia, di collocazione giusta, ma a volte l'essere troppo giusti ci porta su una strada sbagliata. Che cos'è l'ortoressia? Allora, Guido Nicolosi, che è un sociologo che si occupa di cibo, sottolinea assieme a me e assieme ad altri questo tendere a una obesità, a un'ingordigia, a una sorta di tendenza all'eccesso di cui non avremo bisogno. Per cui nel passato, diciamo, il modello di bellezza, ma anche di potenza, vorrei ricordare il classico Cristo e Fumata Deboli di Levi, dove la donna che accudiva e che curava e che ospitava Levi al confino in un paese lucano durante il fascismo, quando lo lavava gli diceva, grosso modo, come siete bello, come siete grosso, come siete vigoroso, come siete potenti. Ecco, allora l'essere robusto, l'essere grosso, l'essere in carne era anche sinonimo di potere, di bellezza. Dall'altra parte, rispetto a questo, diciamo, corpo carnevalesco, c'era il corpo quaresimale dei poveri digiuri, delle donne che morivano di fame, delle cicoriarie di cui parla anche Italo Calvino. Oggi invece il modello di bellezza è completamente cambiato, quindi bisogna essere quelli che magri, secchi, svelli, e quindi questa mania di un tipo di dieta che nasconde in realtà, come io cerco di dire, la paura di morire per eccesso nutritivo, perché noi mangiamo molto più di quanto abbiamo bisogno, tendiamo a diventare grasso, e quindi la grassezza non è più sinonimo di buona salute, ma viceversa è sinonimo di malattia, di malessere. Noi ci siamo allontanati da quel modello mitico reale di dieta mediterranea proprio consumando in eccesso zuccheri, grassi, insaccati, sale, eccetera, tutti quegli elementi che in passato erano carenti e adesso vengono, come dire, consumati in eccesso, per cui questa società sembra volersi suicidare da un lato per una mania delle diete e dall'altro per una tendenza a consumare è molto più di quello che è necessario, mi ripeto, vale a dire andando verso l'assai, dice un proverbio che io riporto nel libro, che l'assai è come il niente, cioè si può morire per non avere nulla, per il niente, ma si può morire anche per troppa roba. Diceva Pasolini, di cui mi occupo nel libro, parlando di molti autori, di molti scrittori che hanno studiato il mondo contadino tradizionale, non solo,
che un tempo c'era la civiltà del pane, la civiltà del pane che significava però che il pane era necessario e diventava sacro e che non andava sprecata nemmeno una mollica, che tutto andava consumato e quindi era una società dove la necessità incontrava la sacralità. Era la sacralità della vita. Dice Pasolini, io riprendo, approfondisco per come è possibile questo discorso, in un mondo dove tutti i beni sono superflui, noi sappiamo quando beni sono superflui, per esempio a Natale abbiamo 1000 panettoni che buttiamo e non uno, a Pasqua 100 uova di Pasqua e non uno, il cibo che si spreca e si butta in questi giorni di feste, e allora direi che laddove i beni non sono necessari, sono superflui, la vita stessa rischia di diventare superfluo e quindi in qualche modo il nostro rapporto con il cibo rivela il nostro rapportarci a un mondo, rivela anche una sorta di precarietà, di insicurezza, di indecisione, di mancanza di visione del futuro. Che fine ha fatto il futuro, si domanda qualcuno. E noi siamo ossessionati dal perenne presente, da quello che mangiamo oggi nell'immediato. Per noi dire ho fame significa saltare un pasto. In passato la fame era qualcosa di molto più terribile, di molto più serio. E quindi la nostra ortoressia, la nostra ingordigia dovrebbe essere messa in relazione per non dimenticare che ci sono milioni e milioni di persone che nel giorno, nell'arco di una giornata non mangiano, che soffrono la fame o che non bevono, che non hanno acqua. Noi se per un giorno non possiamo farci d'estate la doccia perché i rubinetti anche in una terra che naviga sull'acqua per inadempienza, per incuria, per pessima gestione delle risorse spesso restano chiusi, però viviamo questa cosa come una grande afflizione, una grande punizione. Eppure siamo una società che spreca e consuma acqua 10, 100, 1000 volte più di abitanti del mondo che non hanno acqua nemmeno per bere. Vito Teti, in questo libro che racconta di cibo, il colore del cibo infatti è il titolo, lei poco fa ha accennato per esempio a Pasolini, che è uno dei delle persone che vengono diverse volte citate, e la letteratura, la scrittura è molto presente nel suo saggio. Ecco, le chiedo, Vito Teti, le scritture letterarie ci restituiscono il senso del rapporto con luoghi e cibo, o è solamente, essendo una scrittura, una semplice nostalgia? Io credo che ci restituiscono molti scrittori il rapporto con i luoghi, con il paesaggio, con il cibo, e questo rapporto non necessariamente deve essere nostalgico. Certo, ci sono autori nostalgici che rimpiangono il buon tempo andato, il paradiso perduto, eccetera. Invece in altri autori la nostalgia diventa, come dire, critica del presente, desiderio di un passato di riferimento. Come diceva Ernesto De Martino, noi abbiamo bisogno di un villaggio nella memoria per poter andare avanti nel mondo. E quindi le citazioni potrebbero essere infinite, per esempio da Proust che riscopre il mondo perduto a partire dalla Madeleine e fa un'opera letteraria enorme, immensa, alla Vittorini del viaggio in Sicilia, ma restando nella mia Calabria, con un grande autore europeo, Corrado Alvaro, che scrive delle cose molto belle sul pane, sulla dimensione del mangiare assieme, sull'acqua come elemento che manca ma nello stesso tempo come elemento di purificazione, quindi tutta la simbologia del cibo. Ecco, da questo punto di vista io penso che gli scrittori spesso, più degli studiosi, più degli antropologi, più dei sociologi, riescano a penetrare, diciamo, nelle sottigliezze
nelle trame e nel sottofondo degli abitanti di un luogo, della terra, colgono il paesaggio o il rapporto che l'uomo intratteneva in passato con la terra, con gli animali, e dire questo qui certo può avere un tono nostalgico, ma può essere anche una rivendicazione di affermare nuovi modelli produttivi, nuove forme di stare assieme anche a tavola, che non significa tornare al passato, a un passato che spesso era di miseria e di fame, ma che significa porsi il problema dell'abitare oggi, del convivio, della comunione a tavola, dividere il cibo con gli altri, accogliere gli altri. C'è qualcosa di molto religioso in questo tipo di messaggio che comporta capacità di formare una nuova comunità, di formare nuovi rapporti, di creare nuove convivenze, ed è questa la scommessa che abbiamo avanti dinanzi ai grandi problemi del mondo moderno, che sono le emergenze climatiche, che sono le guerre, che comportano l'immigrazione, e qui da noi comporta il problema dell'immigrazione, che vorrei dire è amplificato ed esasperato oltre misura rispetto alla reale entità del problema, a parte il fatto che poi gli immigrati sono stati protagonisti in molte zone di opera di rinascita dei paesi. E poi, come dicevo, abbiamo il problema dello svuotamento dei paesi, delle aree interne, delle Alpi, degli Appennini, una grande crisi demografica, intere città vengono, come dire, abbandonate, i centri storici sono deserti, interi paesi si svuotano. Allora, per esempio, ripartire dalla produzione agricola, stabilire un nuovo rapporto con la terra, con il cibo, quello che fanno tante associazioni, tante cooperative di giovani che vanno alla riscoperta del grano particolare, del prodotto di una volta, spesso anche con una certa ingenuità, anche con una certa mitizzazione. Però io immagino, ecco, non ci sono ricette di fronte a un problema così enorme come quello della globalizzazione, quindi dei grandi spostamenti di popoli e dello svuotamento di alcune aree, che però un ritorno, tra virgolette, alla terra, una diversa conoscenza del paesaggio e un rapporto diverso con i luoghi, l'uso delle risorse, delle acque, dei prodotti, una pratica di accoglienza che può avere anche finalità, come dire, turistiche, commerciali, di promozione del territorio, a partire da tutto ciò si potrebbero individuare dei percorsi, delle vie per un'opera di rigenerazione di questi luoghi che stiamo sempre più abbandonando, e devo dire, proprio osservando e tornando al mio paesaggio, che strazia il cuore vedere queste campagne che un tempo erano luoghi di vita, di fatica anche enorme, e la gente si alzava al mattino e tornava la sera per un tozzo di pane, e che però oggi sono completamente vuote e desertificate. Ecco, la domanda che io mi pongo, tra quel modello di sfruttamento intensivo della terra, di pieno che in qualche modo non consentiva una vita dignitosa, e la realtà desertificata, vuota, omologata di oggi, non potevamo trovare una via di mezzo, non potevamo in qualche modo fermarci un attimo e per dire è davvero necessario passare dal niente all'inutile, dal troppo o poco, scusa il bisticcio di parole, al troppo assai, o invece non si potrebbero costruire modelli alternativi che hanno memoria del passato, dei colori, del cibo, delle pratiche alimentari, delle mille risorse, ecco,
se io guardo ancora una volta questo paesaggio, questo è un melting pot alimentare, la pastorizia, l'agricoltura, la pesca, i prodotti del sottobosco, i funghi, le tante varietà di frutte, lo zibibbo, la cipolla, gli ortaggi, tutte queste cose messe assieme costituiscono davvero un urbo produttivo, alimentare, culturale, colorato, che parla di mestanze, di un affascinante viaggio del cibo che ci porta dalla preistoria al mondo greco, al mondo medievale, all'arrivo delle piante americane come peperoncino, pomodori, patate, mais, eccetera, a nuovi apporti alimentari che si verificano nell'Ottocento, per esempio un tipo di ortaggio, la diffusione della pasta. E quindi è una storia di scambi, è una storia di arrivi, è una storia di mescolanza, è un crogiolo che noi dovremmo utilizzare bene, conoscere, tradurre in qualcosa che aiuti questi luoghi a rinascere, non tornando, lo dicevo prima, all'indietro, al passato, ma costruendo nuovi modelli produttivi, alimentari, nuovi stili di vita, perché, mi scusi, lo dico nel libro più volte, mangiare non è ingerire questo o quel cibo. Il cibo, l'alimentazione è un fatto sociale totale, ha a che fare con la produzione, con l'economia, con la ritualità, con la simbologia, con le forme della nostra rappresentazione, con la nostra identità. E quindi mangiare non è solo ingerire il cibo, ma è dove mangiamo, con chi mangiamo, che rapporti intratteniamo con gli altri. Il cibo che lingua diventa? È un linguaggio che porta verso l'apertura agli altri o è un elemento di chiusura? È un gastrocentrismo, cioè è una chiusura rancorosa nella nostra angusta identità, oppure è una sorta di apertura? Io penso che debba essere un'apertura, perché la storia dell'umanità nel lungo periodo che ha vissuto l'Homo sapiens è stata una storia di spostamenti, di incroci, di incontri, di mescolanze, e come diceva Brodelle, le uniche piante autoctone del Mediterraneo alla fine forse sono l'olio o l'olivo, quindi la vite, il grano, tutto il resto è venuto da fuori, gli agrumi, le paste, un tipo di cereali, le erbe, le piante americane. Quindi senza questi spostamenti di persone, di uomini, ma di cose, di prodotti, di oggetti, noi non avremmo questa cultura alimentare, questa cultura colorata, questa fantasia a tavola che fanno la ricchezza dell'Italia. Noi non dimentichiamo che ogni campanile, ogni piccolo villaggio ha il suo piatto tradizionale, ha la sua ricetta, il suo piatto tipico, ma oserei dire che la maniera di preparare, che ne so, parliamo dei piatti di questo periodo, le tagliatelle con la carne di capra, le melanzane ripiene, le melanzane fritte, le braciole, le polpette, le insalate, e sono pratiche culinarie tradizionali che spesso cambiano da casa a casa. Cioè la famosa cucina della mamma, che è unica, non è unica perché è la migliore, ma è unica perché noi dall'infanzia abbiamo interiorizzato quel cibo, quella maniera di vedere preparare i piatti, e dietro il cibo c'era l'affetto, c'era l'amore, c'era l'apprensione delle persone che ci davano da mangiare. Quindi quando noi parliamo per esempio di nostalgia degli immigrati rispetto al cibo,
non dobbiamo essere riduttivi come se gli emigrati volessero tornare a un paradiso perduto. Loro hanno nostalgia del cibo, che però è cibo campagna, è cibo terra, è cibo mamma, è cibo paese. Quindi da questo punto di vista l'alimentazione è il segno, il simbolo di una cultura, di un territorio, di un'identità di cui è legittimo avere nostalgia, a condizione che non sia una nostalgia retrospettiva. Vito Teti, parlare di cibo e parlare del suo libro Il colore del cibo ci porta, seppure nella brevità di questa conversazione, ci porta a parlare di questi colori molto plastici, molto sintetici che vediamo in ogni trasmissione televisiva. Ora mi chiedo, sentendo lei raccontare di cibo, sembra che il cibo in televisione, per esempio, o nei mezzi di comunicazione non venga raccontato. E invece viene raccontato tantissimo. Quindi, secondo lei, il colore del cibo televisivo com'è? Ma io direi che il cibo, come dire, il discorso è complesso e lei mi fa una domanda molto sottile e interessante. Noi oggi più che mangiare, mi pare, parliamo di cibo. Più che consumare prodotti, ascoltiamo trasmissioni dove ci vengono consigliati dei prodotti. Più che conoscere il reale colore, la reale consistenza, la reale struttura, i reali vantaggi o svantaggi di mangiare un determinato prodotto, siamo succubi delle mode, di quello che ci offre la televisione, il Masterchef di turno, eccetera. Per carità, tutto è possibile, io non sono apocalittico rispetto a questi linguaggi, e però vedi che dietro c'è molta mitizzazione, molta falsificazione, che gli stessi colori spesso sono frutto di alterazione del tipo di inquadratura, del tipo di manipolazione del cibo. Si vede subito un pomodoro campano o calabrese coltivato ancora dai contadini, quelli che sono rimasti alla maniera tradizionale, dai pomodori tutti uguali, tutti in colori, che vengono fabbricati non si sa dove, non si sa come. Quindi da questo punto di vista, spesso, senza essere eccessivamente, come dire, aristocratici o con la puzza sotto il naso, in televisione ti viene mostrato non il cibo come è, ma il cibo come vorremmo che fosse, il cibo come vorremmo proporlo per interessi, come dire, economici. Dietro c'è tutto il discorso della moda, c'è il discorso dell'industria alimentare, c'è di chi ti deve vendere comunque un non prodotto, rendendolo quindi accattivante, bello o appetibile, ma noi poi sappiamo che la realtà non corrisponde mai alla mitologia. La vita che viene raccontata nelle pubblicità televisive con le famigliole, belle, ricche, pacificate, non corrisponde poi alla vita reale di ogni giorno. La vita reale è fatta di carne, di ossa, di rapporti, di sguardo, non è internet. Cucinare direttamente è qualcosa di diverso dal vedere cucinare in televisione. Non so se in qualche modo ho risposto. Certo, però Vito Teti, io vorrei veramente, quando vedo queste trasmissioni, e ce ne sono tante, sicuramente sì, forse troppe, no, che ne so, saranno forse troppe, no, non sta a me dirlo, però io vorrei che ci fosse un format televisivo. Ogni volta che vedo queste trasmissioni, dice, io vorrei vedere una trasmissione che mi faccia vedere, riprendendo le sue parole, non il cibo come vorrei che fosse, no? Ma il cibo veramente com'è, nel senso che quando io vedo in televisione, che ne so, una melanzana, una carota, un qualsiasi altro prodotto, me lo vedo sempre pulito. Ecco, io vorrei partire dallo sporco della terra, ammesso che sia giusto dire lo sporco della terra, fino ad arrivare al piatto. Ecco, questo perché, Vito Teti, perché non si racconta quello che c'è attorno prima che tutto diventi così plastico, così sintetico, così con i colori accesi?
Io sono d'accordo con la sua aspirazione e anche con la sua impostazione. E io vorrei sapere quella melanzana, quelle paste, quel vino, da chi viene prodotto? E chi lo produce? Quanto ricava? E quanto guadagna invece il mediatore? Noi abbiamo avuto anche, come dire, gli antipatici, tra virgolette, no? Nel senso che fa male vedere il latte buttato. E però indubbiamente c'è un problema che i produttori spesso sono quelli che guadagnano di meno. E poi c'è la grande mediazione dell'industria alimentare. E poi c'è la mediazione delle televisioni, dei mezzi di informazione che guadagnano su quel prodotto per cui chi lo produce realmente non riesce nemmeno a vivere. E da dove viene quel prodotto? Come viene manipolato? Chi lo costruisce? Chi lo organizza? Quali processi di modificazione, prima che arrivi con la bella espressione che lei dice dal ramo al catto, che era il titolo anche di un libro di un antropologo del passato molto bravo, Nicola Martino, quale manipolazione subisce? È l'illusione che noi stiamo mangiando il cibo o la frutta sul ramo nel piatto. Invece il passaggio dalla nuda, cruda, comunque bella terra al piatto comporta tutta una serie di trasformazioni, di manipolazioni che rispondono, dobbiamo dirlo, a una logica economicistica che si preoccupa poco della salute delle persone, poco del benessere alimentare, che poi anche benessere fisico e psicologico delle persone, e molto più dei guadagni. Ecco, allora noi avremmo bisogno anche di trasmissioni, qualcuna c'è, che faccia controinformazione su questo modo di trattare il cibo, che ci dica dove venga prodotto, chi lo produce, quali sono i principi nutritivi che esso ha realmente, quali sono le patologie che il consumo di quel determinato cibo può produrre, quali forme conviviali alternative potremmo creare. Io penso che manca un discorso critico di decostruzione di questa mitologia della grassezza e delle diete, che poi sono le due medaglie, le due facce di una stessa medaglia, e invece avremo bisogno di consapevolezza critica. Questo vale per il cibo, ma vale anche per il linguaggio della politica, per il linguaggio quotidiano che noi subiamo. Cioè, voglio dire, anche nel cibo, in qualche modo, noi subiamo le fake news che riceviamo ad altri livelli, per cui leggi di tutto e di più, ti viene detto di tutto e di più, quel cibo è magnifico, è meraviglioso, è il benessere della vita, ti dà l'eterna gioventù, crea felicità, ma sono semplicemente degli slogan che non corrispondono alla realtà. Il rapporto con la realtà è molto più complesso, è molto più contraddittorio, è molto più faticoso. Ecco, noi dovremmo scoprire il gusto del cibo, del colore del cibo, ma che sia basato su una autenticità non mitizzata e su un bisogno di convivialità, di mangiare realmente bene, di conoscere quello che mangiamo e come dobbiamo consumarlo, di essere messi dinanzi a scelte alimentari ugualmente accettabili, ugualmente tollerabili. Poi, per carità, ognuno avrà i suoi gusti, le sue preferenze alimentari, e tutto questo sia accompagnato da un discorso di informazione seria, e a questo punto sarei di dire di controinformazione rispetto a questo discorso omologato, omologante, che è e resta un discorso
del potere dei potenti. Le grandi industrie alimentari controllano tutta la grande produzione, i grandi mercati, le grandi catene del cibo, che badano poco alla custodia dell'autenticità e della naturalezza del prodotto, che badano poco alla salute delle persone e anche alla bellezza del cibo. Mi ripeto, vedere certa frutta esibita in televisione o esibita in alcuni locali e che si assomiglia tutta e che diventa quasi incolore o ha lo stesso colore, che poi se assaggi ha lo stesso sapore, in qualche modo tutto questo ti dà un'idea di abbondanza, di eccesso, ma non custodisce la ricchezza della diversità, la ricchezza di prodotti che vengono realizzati in un territorio. Il cibo è sempre legato a un territorio, è sempre legato alla terra, è sempre frutto del rapporto che l'uomo mantiene con la terra, nonostante le grandi innovazioni tecnologiche, meccaniche che ci sono state. Però se tu costruisci il cibo fuori dalla terra, dalle piante, quanto specie, diciamo, arboree, quanto tipi di frutti non abbiamo perso. Io ricordo da bambino, quindi una quarantina d'anni fa, 50 anni fa, e negli orti, che ancora una volta sotto gli occhi, c'erano una decina di varietà di prugne, di pere, di mele. Adesso sono praticamente scomparse. C'è una prugna standard tipica, una mela standard tipica che viene proposta dappertutto, ed è stata annullata la diversità, è stato annullato il colore, è stata annullata la mescolanza in nome di un'omologazione che parla spesso di profitto e che non è interessato davvero al benessere psicologico, culturale, mentale delle popolazioni. Vito Teti, noi la ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato per raccontarci i colori del cibo, geografia, mito e realtà dell'alimentazione mediterranea, edizioni Meltemi, il titolo del libro, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori, è Il colore del cibo. Grazie ancora e buona grazie giornata. Grazie a lei, alla trasmissione, a tutti gli ascoltatori, buona estate, grazie.